Salve a tutti, è Capitan Zanox che vi parla. In questo video vedremo come scaricare le mod in Minecraft in modo sicuro, facile e veloce. Prima di iniziare però, intro! Quindi, innanzitutto, per scaricare le mod, dovrete scaricare Forge, che è in pratica il lettore di mod di Minecraft. Io in questo caso avrò bisogno della versione 1.12, ma voi potete scaricare fino alla 1.19. Vi troverete ora su questa pagina, in base ovviamente alla mod che dovete scaricare. Vi troverete quindi su questa pagina. Allora, dove vi diranno scarica l'ultimo, scarica la più raccomandata, la migliore in pratica. Io vi consiglio di scaricare la migliore, però se ci sono alcune mod che necessitano dell'ultima versione, che non sia scaricando la raccomandata. Quindi andiamo su Installa e ci ritroverà su questo sito. Ora comparirà un vai e voi dovete cliccarlo. Una volta scaricato il file, probabilmente in download ve lo scaricherà, se no andate a trovare dove ve l'ha scaricato. Andrete a selezionare quindi il file e andrete ad aprirlo. Dovete controllare che sia scritto install client e io cliccate ok e vi scaricherà la versione. Io teoricamente l'ho già scaricata, però questi sono dettagli. Ora ne ho due. Ora andremo a vedere il file scaricato nel Minecraft. Una volta aperto Minecraft, se non vi comparirà la nuova scritta Forge qua, potrete andare in installazioni, fare nuova installazione e andare a cercare in questo caso la release 1.12.2 Forge e qui troverete tutte le 1.12.2. In questo caso dovete mettere la Forge e cliccare su crea, però noi ce l'abbiamo già, ma non c'è alcuna mod dentro, quindi sarà praticamente una versione normale. Quindi ora andiamo a scaricare una mod. Quindi ora andremo a scaricare le mod. Come vedete sono su un sito chiamato CursForge, un sito molto famoso che comprende praticamente la maggior parte delle mod scaricabili, il sito sicuramente più famoso. Ora andremo a scaricare la SCP Lockdown, che è una, sicuramente anche questa delle mod più famose, che aggiunge gli SCP, che per chi non sa cosa sono delle creature. Quindi andiamo a scaricare il file e iniziare. Quindi qui vi comparirà il download, scaricare, e vi in download vi scaricherà questa mod. Ora andremo a mettere la mod all'interno della cartella posta. Quindi una volta scaricato il file andiamo sulla cartella download, prendiamo il file e contemporaneamente apriamo questa cartella e clicchiamo e cerchiamo percento app data percento. Quindi andiamo nel punto ricerca e cerchiamo questo percento app data percento e apriamo e ritroveremo questa cartella. Andate in punto Minecraft e mods. Se questa mods di cartella non ce l'avete, tasto destro, nuovo, cartella, rinominate mods, mi raccomando con la S, se no non ve la prende. Andate e in download prendete e spostate in questa cartella. Ora non fate caso che io avevo già delle mod, fate finta che non ci siano. Voi potete pure scaricarle, però sono molto insomma, potete creare la vostra personale libreria di mod. Quindi ora andiamo a chiudere ed aprire Minecraft. Quindi ora andiamo a cliccare su gioca, ignoriamo e giochiamo. Quindi come vedete qua sta caricando tutte le mod, questo Forge.
Questo, se vedete, non vi spaventate, è Forge. Ora potrete giocare. Come vedrete, avrete scaricato le mod, aprendo. Ovviamente se il computer sia compatibile, perché ci vuole un computer abbastanza potente per scaricare le mod. In questo caso, per prendere le mod abbiamo questi menu che di base non c'erano. Io ho molte mod, quindi ci sono quattro menu. Però quello della SCP Lockdown mod è questo. Oggetti SCP, documenti SCP, SCP tokens, che sarebbero le monete in pratica. E così avrete gli SCP, ad esempio, breve illustrazione. Questi foglietti sono la cosa probabilmente più bella, perché tramite questi foglietti voi non è che dite sono solo dei fogli, potete creare queste i laboratori degli SCP. Ma ora, comunque, torniamo a noi. Grazie per aver guardato il video. Ricordate di iscrivervi, mettere mi piace e attivare la campanella e commentare anche se volete altri video come questi. Noi ci vediamo alla prossima!